uno dei pesci, diciamo, dei molluschi che preferisco, è stupendo, si chiama occhio di canna, noi lo chiamiamo così qui nel Lazio, a Roma, e non si trova sempre, è speciale, è buonissimo, c'ha questi occhioni grossi grossi, vedete quanto sono grossi. Allora io che ho fatto? Ne ho lasciati soltanto 3 con gli occhi, gli altri già tutti quanti puliti, è buonissimo, fritto, oh, fritto. Non esiste la costa, scampo, non esiste niente, è la cosa più buona del mondo. Allora, iniziamo subito, ricetta, faccio 2 tagliatelle con occhi di canna, pomodoro e fiori di zucca. A questi fiori di zucca, vedete, sono un po' rotti così e li voglio utilizzare per fare la salsa. Quindi, iniziamo subito da che cosa? Dall'aglio, quindi pulisco l'aglio, olio, olive taggiasche, Sommariva, mio amico Agostino, vado piano piano. Adesso vi faccio vedere come si puliscono, guardate, io non tolgo l'interno, tolgo soltanto gli occhi, quindi taglio qui, tagliati, ecco qua, e tolgo gli occhietti, stop, e poi si mangia tutto quanto. Questi li peliamo, quindi incisioni qua su, perché non mi piace vedere buccette in questa ricetta, acqua in piena ebollizione, nella stessa acqua dove vado a cuocere le tagliatelle, ok? Quindi poi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ecco qua. Li raffreddo con acqua fredda, bella corrente. Allora, vedete che bello così. La pelle è sottile sottile. Non rimane attaccata la polpa addosso alla pelle, quindi è stato scottato bene, la cottura è giusta, la sbollentatura, scusate. Intanto butto queste tagliatelle secche, che ci vogliono 8 minuti di cottura. Poi basilico, gambi di basilico, levo i gambi di basilico, metto il peperoncino, tiro fuori dal fuoco, così, taglio a pezzetti, peperoncino secco, eccoci qua. Questa è una pasta che, ho detto, non esiste niente, non è paragonabile a niente, all'astice, alla costa, niente. Adesso sta andando, facciamo così, prendiamo gli occhi di canna, siete pronti? Siete pronti? Oh, questo ancora c'è un otto, bella abbondante. Mamma mia, poi pomodoro, vado così a pezzettoni, che profumo, voi non state qua, non sentite il profumo, perché dalle tasche esce tutto quel profumo, quell'aroma di mare fantastico, è straordinario, guardate i colori, guardate i colori. Poi un po' di fiori di zucca li metto subito. Cioè, guarda qui, e un po' me li tengo per dopo, quando proprio finisco la pasta, vedete? Esce un po' di nero anche dalla testa, mamma mia che bontà. Questi sono zuccheri d'orzo, si diceva a casa mia. Che bontà. Butto subito le tagliatelle qui dentro, che assorbono tutto quanto la salsa. Mamma mia, che profumo, che profumo, che bontà. Mamma mia. Mamma mia, che spettacolo. Allora, basilico. Finisco di mettere gli ultimi fiori di zucca, così rimangono belli colorati. Siano fatti un po' bruttini questi fiori e così li recuperiamo bene bene. Un po' di sale che non ho messo, olio, spengo tutto e adesso, giustamente hanno detto non è un rumore, è un suono, è il suono dell'amore. Mamma mia, roba, ragazzi, Questa è la poesia. Allora, consigli, se volete, ci sta benissimo qua il pecorino, da paura. Lo so, poi vedete, sempre il pecorino dappertutto, però qua ci starebbe bene. Però anche in questa versione senza pecorino è tutto sapore di mare, proprio come una canzone. Come una canzone. Stratosferica, buonissima. Ma guardate, guardate che roba, buonissima, buonissima. Allora, pochi ne dovete comprare, costano tanto, però pochi. Con 250 grammi ci mangiate in 3-4 persone, 10 euro di spesa, di stagione, perché questi qua sono stagionali, è veramente veramente buona. Un bacio a tutti quanti. Mazza di bontà, buona. Per me ci metto pure un po' di pecorino, poi voi fate come fare a voi, che è, guarda qua. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo, quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video, e poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.